So che non siamo tanto galvanizzati dalla situazione che abbiamo, perché tanto comunque arriveremo terzi, però siamo Milan e ogni partita bisogna vincerla. Quindi ci giriamo a destra, ok? Dopodiché ci giriamo a sinistra, ragazzi, a sinistra. Fratelli rossoneri, amici rivali di YouTube, buon pomeriggio a tutti. Allora, prima di iniziare, sponsorizzazione, solito, capelli, denti, seno e tutto quanto. Oggi la faccio, perché comunque la faccio oggi. Giochiamo a Frosinone contro una squadra che è ostica, ha bisogno di punti. Più ne facciamo noi e più siamo tranquilli comunque verso fine marzo. Cioè, più consolidiamo comunque sia questo terzo posto e più noi comunque sia siamo tranquilli e contenti. Allora, fini miei, c'è qua davanti anche il mio amico, che non facciamo i nomi perché non vuole assolutamente, che No, comunque di come facciamo no, nomi e arriva Cresima, cognomi. parla anche di lui. C'è qua Lucio, c'è qua Due, Luca. esattamente. Però Lucio di calcio non ne capisce praticamente, anche se giocava a pallone non Quindi capisce un cazzo. non è tuo amico? Certo che mio papà, mio Esattamente. papà è, cioè. No, siamo in due. Allora, chi è che c'hanno il forte Frosinone? Soule, Caio Jorge, Larawi, come cazzo si chiama? Ibrahimovic, che non è Ibrahimovic quello forte. Caprile, non importa. Ma che cavolo ridi? Caprile è un No, no. fenomeno. Turati è un fenomeno. C'erano dei Turati giocatori molto. è un fenomeno. Se lo dice Luca, che Luca ne capisce di calcio perché lo conosco da anni ormai. Sicuramente. Ragazzi, giochiamo con Mike. Giochiamo con Mike in porta, naturalmente. Come Mi lui diceva mai. piacerebbe vincere una partita senza subire gol. Oggi è durissima, perché questi qua comunque giocano con il coltello fra i denti. Lascio questo, è più comodo. Ok, giocano col coltello fra i denti. È una partita molto dura Se non te l'ho proposta prima. che dobbiamo portare a casa nella Ah, maniera più proposto il assoluta. divano questo. Domani c'è anche quelli di Torino, quella terza di Milano che giocano, che comunque sono per la seconda stella, che è la cosa che mi dà più fastidio, ok? Però adesso pensiamo a noi, pensiamo a vincere questa cazzo di partita. Ci abbiamo il capitano destra, ci abbiamo Davide. Non abbiamo, purtroppo, non abbiamo tre quarti di difesa, però comunque ci siamo sempre arrangiati. Ecco, oggi mi piacerebbe vincere senza prendere gol, soprattutto senza far cagate difensive, senza fare queste cose qua. Mi piacerebbe vincere una partita senza prendere gol. Questo mi piacerebbe. Vinciamo la partita senza prendere gol. Sarebbe la cosa più ideale che ci fosse. Tanto guarda, ragazzi, noi gol li facciamo davanti. Se non prendiamo gol, tanto prima o poi lo facciamo, però minchia, se ogni calcio da fermo, ogni cosa, facciamo delle puttanate, cioè ragazzi, Pronto? Siete non ne vale la pena. Cioè pronti? ragazzi, Siete cioè l'Inter pronti? vince le partite Ciao. perché non prende gol. Questa qua è la verità, ragazzi, l'Inter vince le partite perché loro non prendono gol. L'ho detto mille volte, non prendiamo gol, prima o poi lo facciamo. Però se andiamo avanti comunque con ogni cagata, cioè, cazzo, la tirata di maglietta che ti vedono tutti, cioè, cazzo, cioè, l'hanno visto tutti comunque sia come cazzo prendiamo gol. Prendiamo gol degli allucinanti che siamo tutti davanti, al posto di stare belli abbottonati dietro quando c'è da stare abbottonati dietro. Cioè, non prendiamo gol, che tanto prima o poi lo facciamo. Punto. Allora, poi a centrocampo ci abbiamo Raiders, ci abbiamo Loftus,
che per me sono due grandissimi giocatori. E mi raccomando, ragazzi, a centrocampo iniziamo a prendere in mano la squadra. Distribuiamo veramente calcio, ok? Fatemi divertire per ora. È il 18 di sabato, già un orario del cazzo che per me non sta né in cielo né in terra. Ma cerchiamo veramente di distribuire calcio. Senti, non c'è. Ciao Mauri! Ciao. Tanto arrivano anche Tanto non si vede. i nostri ospiti. Ci abbiamo Bene, Christian. Soprattutto in cabina di regia ci abbiamo finalmente, ci abbiamo Ashley. Quindi faccio Mauri. Allora, posso finire un attimo qua, Mauri? Mi dai 2 minuti? C'hai 2 minuti, posso? Ci abbiamo Ashley, che voglio che davvero, guarda, voglio un tuo gol oggi. Oggi guarda, voglio un tuo gol. Questo voglio oggi. Voglio un tuo gol. Sarebbe bellissimo che ancora fai il primo gol anche in trasferta, perché te lo meriti, perché sei un ragazzo splendido, sei. Cristian, abbiamo lo scrittore, cantautore a sinistra, che magari da settembre che non segni, forse se oggi fai anche un gol, non è che io piango, cioè piango dalla felicità, però non puoi che da settembre che non segni, c'è una clausola di 175 milioni, se oggi segni forse, giusto Luca? Sì, se oggi forse posso scrivere libri, forse segni, non è che ci dispiace, eh? Cioè, ci fai soltanto con favore. Dopodiché, abbiamo Olli davanti, che sta tirando le ultime cartucce. E mi piacerebbe che mi fate passare un sabato tranquillo. Cioè, ragazzi, quando giochiamo di sabato sempre mi tocco i coglioni. Ma veramente, faccio così e mi tocco i coglioni. Mi piacerebbe comunque che vinciamo, forse, no? Oh, non ha fatto neanche una pena. Cioè, comunque siamo in serie positiva, perché comunque 4 vittorie e un pareggio in ultime 5 partite, siamo in serie positiva, però il problema è che quelle altre vengono sempre. Quindi vediamo anche di vincere ancora, di dare comunque sia una continuità, comunque sia ai nostri risultati. Mi farebbe veramente piacere questo. Detto questo, ragazzi, vi mando un bacio. Poggio qua, posso dare un attimo il bagno? Prego, primo a sinistra. Luca! Mi mando un bacio. Oh, Abramo, sono in video, sono, non urlare. Vi mando, ragazzi, un grosso bacio, vi mando un abbraccio. Spero che guarda, di sabato sempre noi ci porta male. Però guarda, me la date una gioia oggi, una cazzo di gioia, me la date oggi che vedo vincere la mia squadra che amo. Me la date una cazzo di gioia? Ok, quindi vi tirate su in piedi e andiamo a vincere questa cazzo di partita. Dai, raga!